Gin. Ah, sei il solito fortunato. Ti pago domani, eh? Ok. Quanto ti devo? Beh, vediamo, sono 533.000 e 500. Ah, soltanto. Ma niente male in 3 anni. È incredibile. Cosa? L'alba. È uno spettacolo stupendo. Stupendo? Sono 6, niente può essere stupendo 6 del mattino. Tranne forse, come si chiama? Merda! Che ti dicevo? Crembo per Golf Alfa, shelter 5 e 6. Sì, signore, sì, l'aspettiamo, signore. Golf Alpha, check-in. Roger. Solo 3 minuti e mezzo dall'allarme al decollo. Formidabile. Cosa succede? I radar ci segnalano una traccia non convincente. Chi c'è su? Fireball e Thunder del 12°. Golf Alpha. Qui è il comandante della Region Operation Center che parla. Qui Golf Alpha, sono in ascolto, signore. Golf Alpha, mi raccomando, usate la massima prudenza. Dovete solo intercettare e riferire immediatamente al comando. Roger, settore da Golf Alpha. Livellati a 27 Angel, prua 310. Golf Alpha, target a 29 miglia. Rilevamento 270. Ok, ci siamo. Contatto radar. Settore da Golf Alpha, contatto radar 6 miglia, ore 9 in avvicinamento a 700 nodi. Roger, Golf Alpha. Procedete a identificazione. Cristo, vedi anche tu quello che vedo io. E come se lo vedo? Settore da Golf Alpha. È un caccia privo di segni di identificazione. È armato. Tenete gli occhi aperti e intercettatelo. Nient'altro. Roger. We'll be right back.
idiota cerca guai, Alex. È venuto nel posto giusto. Dov'è finito? L'ha perso, Cristo. Merda, ci sta venendo addosso. Figlio di puttana. Ce l'hai nel culo, ce l'hai nel culo. Porca puttana. Cerco di togliertelo dalle palle. Ma presto, Alex, mi sta addosso. Settore da golf alfa, settore da golf alfa. Caccia nemico sotto tiro, chiedo istruzioni. Costringendolo ad atterrare, niente altro. Mi ha puntato, è pronto a far fuoco. Philip, quando te lo dico io, vira a sinistra. Vai! Ehi, Alex, sono dietro di te. Cerchiamo di portarlo giù adesso. Io vado a destra, tu a sinistra. D'accordo, pronto. Siamo a 45.000 piedi e continua a salire! Hanno superato la quota di sicurezza e continuano a salire. Alex, l'aereo non ce la fa più! Dai, forza, non mollarmi adesso! Questo figlio di puttana sa volare! Stiamo scendendo troppo in fretta! Hanno superato il confine. Accidenti. Golf Alfa, interrompere e tornare alla base. Settore, non ho copiato bene, ripetere. Golf Alfa, interrompere e tornare alla base. Settore, non ho copiato bene, ripetere. Basta così, colonnello. Non voglio che provochiate incidenti internazionali nella mia zona. Ritornate alla base. Questo è un ordine. Mi avete sentito? Affermativo, signore, stavolta ho sentito. Golf Alfa, ritorna alla base. Accidenti, c'eravamo quasi. Mi secca lasciare le cose a metà. No, a te secca stare alle regole. La vedi quella montagna laggiù? Sì, certo che la vedo. Mio padre mi portava spesso in montagna quando ero piccolo. Diceva che
Le leggende nascono sulle montagne e che è lassù che l'uomo entra in contatto con un'entità superiore. Beh, la cosa non mi riguarda. Io sono nato in città. Il primo stadio si stacca, giusto? Sì. Cos'è questo? Il primo stadio. Bravo, cade il primo stadio. E sale, sale. Alex! Vieni. Ciao. Ciao. Scusate l'intrusione notturna. Sandy, come stai? Ciao. Ciao. Ma guarda, la dorme già. È crollata dopo la minestrina. Oh, chissà che minestrina noiosa. Che cos'è? La tattica che il generale ci ha chiesto di mettere a punto. Ah, accidenti, non perdi tempo, eh? Niente di pericoloso, spero. No, no, è un po' stravagante forse, ma non pericoloso, nessun pericolo. Va bene. Stravagante? Mm-hmm. Sulla carta sembra buono. Già. Certo, il test vero sarà sulla montagna. Ecco, guarda qui. Ecco qua. Ehi. Oh. Sì? Papà, stavi parlando con me. Oh, già. Certo, mi dispiace. Scusa, eravamo nel mezzo di una chiacchierata. Oh, figurati. Allora, dove eravamo rimasti? Si stacca il primo stadio. Ah, il primo stadio, giusto. Allora, una volta abbandonato il primo stadio, dobbiamo trovare un posto adatto per lanciarlo. Sì. Stiamo costruendo un razzo. Ah, un razzo. Vieni anche tu a vedere il lancio. Puoi scommetterci che verrò. Yeah! Yeah! Forza, Sandy, vieni, è ora. Da un bacio a papà. Notte, piccolo. Anche tu. Notte, tesoro. Ciao, amore. Buonanotte. Notte. Ecco qua. Sono tutto tuo. Fammi vedere questo piano stravagante. Salute. A questo punto, il numero uno accelera e si mette a muso basso e accende il post bruciatore. Sarà impossibile per il caccia inquadrarlo. Comunque potrebbe essere ancora tentato di inseguirlo. In questo caso, il secondo velivolo compie una virata che lo posiziona in coda al nemico e... centro. Che ne dite? Tu cosa ne pensi? È rischioso. Però può funzionare. Come può? Funziona. Avete già scelto il posto per provarlo? Sì, pensavamo di andare a nord, verso il Mongrado. A che quota? 6.000. È un po' basso, no? Ma accettabile. Resteremo nei limiti di sicurezza, signore. Non l'avete mai fatto. Ha la nostra parola, signore. Ok, siete autorizzati. Non fate casini. Andiamo. Benone. Siamo. Ecco il Mongrado. Ehi, dico a te, ci sei o no? Sì.
scusa, stavo pensando a mio padre. Dice che stravolgiamo le montagne col rombo dei nostri reattori. Comincio a pensare che abbia ragione. No, penseranno che sono i tuoni. Ti ricordo i parametri. Prua 202, velocità 600 nodi. 202, 600 nodi. Roger. Aspetta il mio segnale, Phil. Cosa diavolo? Alex! Alex! Cosa succede? Quella luce! Alex, mi senti? Dobbiamo tirarci fuori da qui! Mi senti, Phil? Mi senti, Phil? Phil! Torna indietro! Fila! Allontanati da lì! Fila! Scusi, signore. Sì? Non abbiamo ancora nessuna traccia degli F-104. È strano, ormai dovrebbero essere di ritorno. Chiamali. Golf Alfa da settore. Golf Alfa da settore. Rispondete, Golf Alfa. Golf Alfa da settore. Golf Alfa da settore. Mi sentite? Continua a provare. Eccoli, ci siamo. Stanno atterrando. Settore. Come uno solo? Ok, grazie, Tore. Signore, c'è un solo aereo e sta tentando un atterraggio senza carrello. Gesù. Presto l'elicottero, voglio andare sulla pista. Golf Alfa, attenzione! Tira giù il carrello non è abbassato! Ehi, che state facendo voi due? Cosa combinate? Sandy, hai finito i compiti? Sì, mamma. Sul serio? Bravo, sei stato bravo. Tira giù quel carrello.
Tutto bene? Ok, ok. Sta bene, signore. Alex! Phil! Vuoi spiegarmi che cosa... Phil! Phil ce l'ha fatta. Vuoi dirmi che cosa è successo? Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta! Tiratelo fuori! È per lei, signore. Settore. Sì, signore. Subito, signore. Alex, come ti senti? Non male. Hanno trovato i resti dell'aereo di Philip, ma non ci sono tracce del suo corpo. Deve essere stato un impatto tremendo. Cos'è accaduto lassù, Alex? Non lo so. Stavamo sorvolando la catena del Mongrado quando siamo stati investiti da una luce. Una luce? Una luce. Che genere di luce? Non lo so, ero completamente accecato. L'ultima cosa che ho visto è stato l'aereo di Phil che scompariva in mezzo a quella luce. Poi non ricordo più niente. Ti piace il mio razzo spaziale? Quando parte il tuo razzo? Molto presto, aspetto che torni papà. E dove va? Sulla luna. Ci possiamo mettere anche Mary dentro? Non dire sciocchezze, non ha il casco. Guarda, adesso la porta a passeggio. Vuoi venire anche tu? No, io ho da fare, devo pensare al carburante. Era contento di volare con te. Diceva che eri nato... che tu eri nato per volare. Non mi hanno riportato che una bara vuota. Cristina. Non so esattamente cosa sia successo, ma ti prometto che lo scoprirò molto presto. Oddio, come vorrei che fosse qui. La prego, sia più preciso, colonnello. Purtroppo non posso dirle altro, signore. Non ha alcuna idea di cosa sia successo? Oh, ne ho moltissime di idee, signore. Un meteorite esploso al contatto con l'atmosfera, un satellite, o perché no, la coda di una cometa, o un pallone sonda. Sono ipotesi tecnicamente possibili, ma molto improbabili. Ci sarebbe anche un'altra possibilità. E cioè? Un oggetto volante, signore, di natura non terrestre. Scusate, signori, ma prima di avventurarci in ipotesi fantascientifiche, credo sia meglio accertare la meccanica dell'incidente. Sono d'accordo. Prosegua, colonnello.
Dall'esame accurato dei rottami è emerso chiaramente che il velivolo numero 2 si è schiantato contro la montagna. Quindi deve essere uscito di rotta. Lei sa darci una spiegazione? No, signore. Qual era esattamente la vostra posizione rispetto alla montagna? La stavamo costeggiando, signore. Il numero 2 era dietro di lei? Presumo di sì. Lei presume? Sì, era dietro di me. Sulla destra o sulla sinistra? Sulla destra, sì, era sulla destra. Ne è sicuro? Sì, signore. A un certo punto, come ci ha già detto, lei ha effettuato una virata a destra, una brusca virata a destra. No, signore, non è andata così. Ha virato o non ha virato a destra? Ho virato, ma non è stata una virata brusca o improvvisa. Ammettiamo per ipotesi che lei abbia fatto una manovra improvvisa. È probabile o no che il suo amico, per evitare la collisione, sia stato costretto a una manovra brusca e abbia di conseguenza perso il controllo dell'apparecchio e si sia schiantato contro la montagna? Glielo ripeto. Non ho fatto nessuna manovra. Ma è possibile oppure no? È possibile. Ma non è andata in questo modo. Come fa ad esserne così sicuro? Non ha detto poco fa che un'improvvisa esplosione di luce l'ha stordita? Rammento tutto perfettamente, signore, fino a quel momento. Quindi lei non può escludere di averlo fatto dopo. E d'altro canto, non si può escludere la possibilità che il gregario sia finito contro la montagna stordito dalla stessa fonte luminosa. Lei, colonnello, crede davvero che ci sia stata questa esplosione di luce? Sta forse insinuando che l'abbia inventato? Sì, per giustificare un suo errore. Di quello che è successo al suo collega, lei ha la piena responsabilità. E ora tenta di tirarsene fuori ricorrendo alla menzogna, è la più fantasiosa delle invenzioni. Io credo, signori, che sino a quando non conosceremo il contenuto del Flying Voice Recorder, non sia possibile giungere a nessuna conclusione. Pertanto io chiedo che la seduta venga aggiornata. Nel frattempo, colonnello Longhi, lei è sospeso da qualsiasi attività di volo. La seduta è aggiornata. Mi dispiace, ma questa cassetta è già in visione. L'ha presa quella ragazza un momento fa. Ha mica idea se ne avrà per molto tempo. Non saprei. Perché non prova a chiederglielo? Sì. La realtà del fenomeno è comprovata da decine di migliaia di segnalazioni attendibili. A volte si tratta di avvistamenti fatti da piloti in volo o da tecnici, oppure sono segnalati dal radar o fotografati e filmati in diverse occasioni. Inoltre,
questi oggetti misteriosi risultano spesso associati alla presenza di esseri umanoidi. I presunti testimoni di numerosi atterraggi documentati da tracce rimaste sul posto concordano nel confermare particolari comuni che non possono... Volevo solo sapere se ne aveva per molto. Ho chiesto anch'io la stessa cassetta. Ancora pochi minuti e ho finito. Ah. E chi è quel signore che parla? Il professor J.H. Thomas. È uno dei maggiori esperti di UFO e vicepresidente della Contact International. Ah. E lei si interessa di ufologia? Sto facendo una ricerca per una rivista inglese. Comunque, per una documentazione completa dovrebbe leggersi Brinsley, Lepoe French o Gordon Grayton. Sono tutti autori che hanno affrontato l'argomento scientificamente. Certo. La ringrazio. Senta, mi scusi. Mi potrebbe ridire quei nomi? Aspetti, è meglio che glieli scriva. Grazie. Brinsley. Ah, ne ha dimenticato uno. Il suo. Stiamo parlando di UFO o si tratta di un banalissimo tentativo di abbordaggio? Beh, questo dipende da lei. Ecco, mi chiami pure se vuole approfondire l'argomento UFO. Grazie. Isabella. Carino. Ah. Ecco, è pronto per il lancio. Devo fare una cosa, aspetta. Vai. Lei era molto amico di Philip. Sì. Non si poteva non essere amici di Philip. Non riesco a credere che sia morto. In montagna, quando c'è una disgrazia, si dice che uno è disperso finché non si trova il corpo. Per questo non sono venuto al funerale. Lo sa, Philip parlava molto spesso di lei, di quando lo portava in montagna. Quando era bambino voleva fare l'alpinista come me, ma... poi decise di diventare pilota. Volare è un po' come scalare le montagne. Oh, no, no, è tutta un'altra cosa. Scalare una montagna e violarne la vetta è un'emozione diversa dalle altre. La cima di una montagna è la fine di un percorso, è l'inizio di un altro. Il punto più lontano dalla Terra, ma anche il più vicino al cielo. Ed è lassù che l'uomo entra in contatto con un'entità superiore. Proprio così. Cosa c'è oltre? Cos'è superiore? Ho speso gran parte della mia vita a cercare una risposta, ma non l'ho trovata. Lei è mai stato sul Mongrado? Una volta, quando ero giovane, feci da guida ad una spedizione scientifica che cercava le tracce di un insediamento preistorico. E le trovaste? Trovammo solo delle pitture rupestri. Non saprei dire con esattezza cosa rappresentassero. Sembravano delle lune o dei soli che scendevano dall'alto. Dei simboli, probabilmente. Corri! No, siete pronti? State lontane, è pericoloso. Sì, va bene. Che cos'è? È un TVB per papà. Cos'è un TVB? Un messaggio in codice? Che vuol dire? Ti vogliamo bene. Allontanatevi! Anche tu, nonno, è pericoloso! Pronti per il countdown? 3, 2, 1... Via! Ecco, adesso parte. Hai visto? Arriva fino in cielo! Sì.
descrivendo un ampio semicerchio sopra la zona quando un lampo fulgidissimo illuminò i fianchi dell'aereo. Esattamente come è successo a me. E quest'altro successo in Inghilterra. Due piloti in volo notturno di ricognizione avvistarono un oggetto che apparve loro come una stella luminosissima. Tieni questo. Ci sono stati centinaia di casi come il vostro. Appoggia tutto lì sopra. Ma i ministeri dei vari paesi hanno sempre mantenuto uno strano riservo, quando non hanno addirittura smentito la stampa. Che bel posticino. Che possa succedere anche qui. Che le autorità tengano tutto segreto. Ma tu pensavi veramente che ti avrebbero creduto? Certo. E perché no? È tutto vero, Cristo. Io quella luce l'ho vista, è andata proprio così. È esplosa dentro la cabina come un lampo. Era una luce potente e accecante. Sta a sentire, Alex, tu non devi convincere me. Io so benissimo che queste cose accadono. Devi convincere gli altri. Convincerli o lasciar perdere tutto. Siamo così giunti alla conclusione che nel caso in questione non siano state evidenziate circostanze straordinarie. E l'attenta valutazione degli elementi emersi dal flight date e dal voice recorder ha altresì convinto questa commissione che l'incidente è da attribuirsi ad un inspiegabile errore di manovra del gregario, escludendo pertanto qualsivoglia responsabilità oggettiva del capo della missione, sulla cui scheda personale non risulterà nulla di questo incidente. Colonnello, lei può fin da ora riprendere a volare. L'inchiesta è chiusa. Bravo, pronti al decollo. Delta Bravo, autorizzati al decollo. Vento 290, 12 nodi sud-est. Mi sentite, Delta Bravo? Autorizzati al rullaggio e al decollo. Non volevo crederci. Perché hai abortito il volo? Non sono sicuro di voler continuare a volare. Anzi, non sono sicuro di niente. La commissione ti ha scagionato completamente. Che ti succede? La commissione. Non mi hanno creduto. Non hanno nemmeno sentito quello che ho detto. Tu non hai nessuna responsabilità. E chi ce l'ha allora? Liquidare quello che è accaduto come un errore di manovra non aiuta me e non aiuta Philip. Ma soprattutto non è la verità. Allora dimmela tu la verità. Quello che è successo lassù è veramente molto strano. Quella luce era ultraterrena.
Stronzate, che vuol dire ultraterreno? Oggetti volanti non identificati, Cristo santo! Sì, un UFO! Voglio dirlo chiaramente una volta per tutte. UFO! Ah, ti sembra una cosa assurda, non è così? Anche a me è sempre sembrato assurdo. È anche un po' ridicolo, un UFO. Ma adesso che l'ho visto con i miei occhi, non mi sembra più ridicolo. E cosa dovrei fare ora? Mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non sia successo niente? Cosa intendi fare, invece? Ti giuro che non lo so. Ecco, io... Ma non lo so. Beh, sbrigati a saperlo. Noi siamo addestrati a non avere cedimenti, a non avere dubbi né incertezze. O dentro o fuori. Hai 2 giorni di tempo per decidere. Io lo so che è tardi. Mi hanno sospeso dal servizio. Non volo più. È meglio che vieni dentro. Grazie. Dio, sono così stanco. Forse hanno ragione loro. Mi ostino a cercare qualcosa che non esiste. Forse dovrei dimenticare tutto quanto e rimontare sul mio vecchio aereo come se non fosse successo niente. Vorresti che ti dicessi che hai ragione? È questo che vuoi? Perché io non lo farò. E io che credevo che fossi mia amica. Lo sono. Io sono tua amica, Alex. Davvero? Forse è arrivato il momento di ufficializzare la nostra amicizia. Vediamo le stelle che brillano come laghi lontani nelle profondità più oscure e ci chiediamo, ci sono degli esseri viventi come noi da qualche parte lassù? Come me, forse. Come te non è possibile. No, dico sul serio, Alex. Anch'io. Alex, Credi che siamo soli? Perché? Che cosa hai in mente? Soli nell'universo. Ah, sì, quelli, loro. Sai che cos'è un anno luce? Sì, sono 365 giorni senza tramonto. No, è la distanza che la luce percorre in un anno. Ma no, davvero? E lo sapevi che se tu viaggiassi... Io? Da solo? No, scusami, noi. Se noi viaggiassimo 50.000 anni luce, arriveremmo appena a raggiungere il confine della nostra galassia. Sì, mi piace come suona. La nostra galassia. Beh, noi sappiamo che ce ne sono milioni. Non penso che qualcuno si dispiacerà se la chiamiamo nostra. Che ne dici? Si fa fatica a crederlo, però. Che il genere umano abbia tutta questa meraviglia solo per sé. Che sia l'unico abitante di tutto quello spazio che chiamiamo infinito. Non siamo soli. Cos'è questo? Una statuetta di creta giapponese. Vecchia di 5.000 anni. Accidenti, ha tutta l'aria di un astronauta. Esatto. Ecco, guarda qui. Queste due linee corrispondono alle rotte più frequenti degli UFO. Si basano sugli avvistamenti certi dal 54 ad oggi. Vedi, questa attraversa il Nord America e poi viene giù verso l'Europa lungo questa linea montuosa. Proprio sopra il Mongrado? Esattamente. E se fosse soltanto una coincidenza? Sì, potrebbe anche darsi, ma...
C'è una cosa che fa riflettere. Entrambe le linee toccano solo le zone strategicamente importanti, lasciando fuori tutte le regioni del terzo mondo e quelle sottosviluppate. Mm. Come fa una ragazza così carina ad essere così intelligente? Coincidenza. Buongiorno, signore. Avanti, la stavamo aspettando. Signore? Colonnello. Tre giorni fa, un executive si è schiantato contro il Mongrado. La notizia è ancora riservata, ma un'apposita commissione d'inchiesta è già al lavoro. La commissione non scoprirà niente. Ha già perso l'occasione una volta e probabilmente lo farà di nuovo. Questa è un'affermazione molto grave, colonnello. È la verità. Il signor generale ha voluto incontrarla non per ascoltare le sue lamentele, ma per avere la sua opinione. Ecco la mia opinione. Nessuno vuole andare in fondo a questa faccenda. Quando ci sarà il prossimo incidente, magari un aereo di linea con centinaia di persone a bordo, cosa direte? Continuerete a far finta di niente? Stai esagerando, Alex. Piantala. E se non fossi d'accordo e andassi a spifferare tutto alla stampa? E cosa diresti? Che c'è qualcosa su quella montagna che rende molto pericoloso il traffico aereo. Qualcosa che voi vi rifiutate di scoprire. Questo è un ricatto? No, signore, è un dato di fatto. Signori, colonnello, se dipendesse da lei, che cosa farebbe? Due cose, signore. Prima, chiuderei la zona al traffico aereo. Seconda, manderei qualcuno lassù a dare un'occhiata. Si rende conto del rischio che comporterebbe una missione del genere? Datemi solo 3 tornado in appoggio. Questo è il nostro obiettivo. Noi lo sorvoleremo a una quota di circa 3.000 piedi. Io farò da civetta e arriverò da ovest. Marco, tu arriverai da est. Robert, voi due verrete da nord. Franco, tu invece da sud-est. Una volta arrivati sulla zona interdetta, proprio sopra il ponte, Marco sorvolerà le gole. Franco seguirà questo fiume in secca fino alla diga. Un gioco da ragazzi, eh? Quando sarai là non avrai tanto da ridere. Scusi, signore. Robert, voi due avrete il compito più difficile. Dovete passare sotto l'oleodotto. È importante. Sotto l'oleodotto. Uscirete allo scoperto solo 58 secondi prima del rendezvous. Io sarò già lì. Ricordate, 58 secondi, né uno di più né uno di meno. Non sappiamo esattamente cosa troveremo, anzi, non sappiamo neanche cosa cerchiamo. Tenete gli occhi aperti, ragazzi. Nome in codice della missione: Blue Wings. Non riesci a dormire? È curioso. Ho paura. Tutto sommato, mi sembra un sentimento naturale. Tutto sommato. Dopotutto, sei solo un terrestre.
Io sono sicuro che c'è qualcosa lassù. Non so se sono pronto ad affrontarla. Tutto a posto? Sì, signore. Il professor Farentino del Centro Spaziale di Astrofisica seguirà la vostra missione. Molto bene, signore. Buona fortuna, colonnello. Signori? Ultima cosa, ragazzi. Non voglio eroi, d'accordo? Ricordatevi che siamo uomini prima di essere militari. Andiamo lassù per dare un'occhiata e riferire. Buona fortuna. Farentino è un uomo di poche parole, ma un grande astronomo. Lo conosciamo molto bene. Abbiamo montato una telecamera su un F-104. Bene, ci sarà di grande aiuto. Professore? Servizi segreti, eh? Quel monitor è collegato con la telecamera a bordo dell'aereo e quello con i radar. Torre, blu pronto al decollo. Blu 2 pronto al decollo. Torre, blu 3 pronto al decollo. Blu 4 pronto. Blu autorizzati al decollo. Vento 220, 12 nodi.
sono partiti. Sono in volo, signore. Che Dio li aiuti. Blu Leader a Blu, pronti per la trasformazione. Due pronto. Tre pronto. Quattro pronto. Ok, Blu. Tre secondi all'apertura. Tre, due, uno, via. Signori, l'F-104 è arrivata in zona. Sono entrati nelle gole. Abbiamo perso il contatto radar. Ok, Franco. Superata la gola ti troverai la diga davanti. Ricordati che sale in verticale per 250 piedi. Soltanto. Tira sul deciso e portati a 500 nodi. Stabilizzati a 50 piedi. 4 miglia all'oleodotto. Roger. Ricorda, alla fine della gola te lo trovi a sinistra. Merda, è più basso di quanto pensavo. Giù, 12 gradi a sinistra e dai manetta. Roger. Attento al costone di sinistra, tra un miglio esatto dobbiamo virare. Ricevuto. Merda! Ti avevo avvertito. Accidenti! Vira a sinistra! Settore da Blu Leader! Settore da Blu Leader! Parla pure, Blu Leader, siamo in ascolto. Ci siamo! È un'enorme sfera luminosissima, accecante! Colonnello, la telecamera, attivate la telecamera di bordo. La telecamera è attivata! Alex, qui non arriva nessuna immagine. Che cos'è? Professore, di cosa diavolo si tratta? Maledizione, non puoi fare qualcosa! Dio. Non ci vedo! Non ci vedo più! Vira, vira! Tirati fuori da qui! Ah!
Mira, mira! Blue Leader, riesci a sentirmi? Alex, Alex, puoi sentirmi? Cosa sta succedendo? Sono tante, comandante! Ci vengono incontro velocemente! Sì, Alex, le vediamo anche noi. Siamo in difficoltà, signore! Sono il professor Farentino, colonnello. Ora mi ascolti molto attentamente. Vediamo anche noi le luci, ma abbiamo bisogno di altre informazioni. Mi sente? Ci descriva esattamente cosa sta succedendo. Settore da Blue Leader! Non possiamo resistere ancora per molto. Ne stanno arrivando da tutte le parti. C'è pericolo di collisione. Chiedo il permesso di la missione. Non ne usciremo più. È un inferno. Calmati, amico. Riprendi i comandi. Non posso continuare. Non ci vedo. Riprendi i comandi. Non fare lo stronzo. Non ci vedo più. Non rispondono. Non rispondono. Tira su. Controllo! Eiezione! Eiezione! Stiamo andando contro la montagna! Lanciati! No! 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 Allertare le squadre di soccorso. Blue Leader da settore. Blue Leader da settore, mi sentite? Affermativo, signore. Li faccia rientrare. Riporti gli uomini alla base. Roger, signore, ci proviamo, ma non sarà facile uscirne. Blue Wings da Blue Leader, ordine di rientro. Cerchiamo di uscire da questo inferno, ragazzi. Avete sentito? Roger. Non riesco a portarlo fuori da qui. Crepate, crepate! Sei impazzito, non sparare! Cosa cazzo stai facendo? Sei troppo vicino alla montagna! Affanculo! Guarda! Oh mio Dio! Siamo fuori. Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, è incredibile. Che cosa, Alex? Va avanti! Si sono fermate. Non ci attaccano più. È straordinario. È assolutamente straordinario. Non vogliono farci del male. Ci stanno semplicemente girando intorno. Mi sente, signore? Sì, sì, Blue Leader, ti stiamo ascoltando. Comandante. Alex, va avanti, ti stiamo ascoltando. È incredibile. Oh, Cristo, io credo che... Cosa è incredibile, Alex? Io credo... Che cosa credi, Alex? Mi faccia parlare col dipartimento. Io credo che stiano cercando di mettersi in contatto con me. Blue Leader, vuoi dirmi esattamente che cosa sta succedendo? Non lo so, signore. È soltanto una... Non so come dire. Ho la netta sensazione che sia così. Ma spiegati, per Dio! Avanti! Perché non provi a essere un po' più preciso, Alex? Vorrei poterlo fare, signore. Se ne vanno. Se ne vanno. Sono scomparse. Mi sentite? Forte e chiaro, Alex. Ti sentiamo benissimo. L'aspetto qui fuori. Voglio parlare con lei da solo. Blue Leader torna alla base.
Congratulazioni, colonnello. Ottimo lavoro. Grazie. È stata un'esperienza veramente straordinaria. Quelle luci mi venivano incontro. Ed era proprio come se cercassero di comunicare con me. Ne sono assolutamente sicuro. Colonnello, le presento il signor Greco, dei servizi di sicurezza. Colonnello, noi comprendiamo benissimo la sua grande emozione di oggi. Ma in realtà non è successo niente di così straordinariamente eccezionale. Non è così, professor Farentino? A giudicare da quello che abbiamo visto e dagli elementi che lei ci ha fornito, pensiamo che quelle luci non siano altro che molecole gassose dell'atmosfera elettrificate. Sì, molte altre volte piloti militari e civili si sono imbattuti in questo fenomeno. Sono fulmini globulari. Fulmini globulari? Esattamente, è un fenomeno elettromagnetico, anche se raro, che produce in particolari circostanze quegli effetti luminosi che lei ha visto. Lei forse avrà visto dei fulmini globulari, non io. Alex. Le assicuro che quello che ho visto io erano oggetti volanti che si muovevano guidati da una grande intelligenza. C'era in loro una volontà di comunicare con me. Lei ha bisogno di riposo, colonnello. È normale dopo quanto le è accaduto. Le sembrerà tutto più chiaro domattina. Per me è tutto molto chiaro anche adesso. Il professor Farentino è uno scienziato di chiara fama e conosce molto bene questo tipo di fenomeno. Capisco. Andiamo via da qui. Alex, che cosa è successo? Negano l'evidenza. Non gliene frega niente di sapere che cosa è successo lassù. Fenomeni elettromagnetici. È stato tutto inutile. Sì, ma non puoi rinunciare adesso. Ah, non posso, eh? E che cosa pensi che dovrei fare? Visto che ormai ho esaurito tutte le mie idee. Beh, io invece no. Andiamo. Ed è possibile provocare un incontro? Nella maggior parte dei casi, gli incontri ravvicinati non avvengono mai nello stesso modo. Dopotutto, è un'esperienza ultraterrena. Cosa dovrei fare? Ritorni nella zona dove sono già avvenuti gli incontri. Dovrà liberare la sua mente, completamente, da ogni sentimento, da ogni emozione. Nessuna paura e soprattutto nessuna ansietà. Professore, a che quota dovrò mantenermi? No, 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 niente aeroplani, niente macchine. A piedi, e ricordi, accettazione totale. Lei dovrà scalare la montagna. E come faccio a capire quali sono i segni della loro presenza? Capelli d'angelo. Gli oggetti volanti sono soliti lasciarsi dietro questi filamenti fibrosi che si depositano sui rami, sulle rocce, formando una specie di ragnatela gelatinosa. Saranno i capelli d'angelo a darle la prova di trovarsi in loro presenza. Mi scusi, professore, la desiderano in laboratorio. Scusatemi, torno subito. Io vengo con te. Ma dai, Isabella. Alex, io vengo con te. No, no, no. C'è da scalare una montagna. È troppo pericoloso. Perché? Perché sono una donna, vero? Oddio, è incredibile. Prima di incontrarmi non sapevi niente di UFO. Che cosa fossero, da dove venissero, non sapevi assolutamente niente. Ti adoro quando ti arrabbi. Non è possibile che tu dica così. È il più grosso insulto che si possa fare a una donna con un po' di cervello, maledizione. Però non arrabbiarti troppo. Dimmi, qual è il tuo problema? Che ti amo. È questo il mio problema. Alex. Non ho scelta, Isabella. Philip era il mio miglior amico. È quasi figlio di quella montagna. Mi guiderà suo padre. D'accordo. Impressione, vero? Riprendiamo il cammino? Non è stanco? Un pochino. Il segreto è di non camminare con i piedi, ma con la testa.
Forza. Dobbiamo arrivare in cima prima che faccia buio. Tutto bene? La caviglia. Faccia vedere. Non è niente. Ecco quello che stava cercando. Purtroppo dovrà proseguire da solo. E lei come farà? Ah, non si preoccupi per me. Non è certo la prima notte che passo in montagna. Andrà tutto bene. Ma lei vada, si fa tardi. Tornerò. Certo. Thank you.
Philip! Philip! Alex. Sì. Ce l'hai fatta anche tu. Hai fatto in tempo a lanciare. Sì. Ce l'ho fatta anch'io. Ce l'abbiamo fatta. Siamo salvi. Andiamo adesso. Andiamo a casa. Che c'è? Mi sembrava... No, niente. See you.